sembra che il focus sia stato essenziale. Sottolineo anche che mi sembra importante il fatto che dal referendum del 94 di fatto, cioè in cui si è diviso ambiente e salute, certo, anche per sottolineare un elemento fondamentale, mi piace richiamare, che non è soltanto la centralità dell'essere umano, ma è la centralità del patrimonio, no? Delle risorse naturali e ambientali, cioè naturali, rese disponibili al nostro habitat, che è il territorio, credo che sia la declinazione più importante. C'è un ritorno, e la 132 lo legge correttamente, cioè pone in corretta posizione ciò che è nostra materia, ciò che noi dobbiamo rendere disponibile per questa valutazione in modo cosciente e responsabile verso coloro che poi della salute si devono occupare, lo siamo direttamente noi. E anche sottolineare gli strumenti da mettere in gioco. È sottolineato un altro punto, e con questo punto chiamo Giorgio Boldini, sui pollini. Io continuo a dire che l'indicatore polline ha diversi aspetti. Sì, sì, sì. Uno è senz'altro un discorso verso la salute, proprio perché è anche un'indicazione alla salute, siccome si lega moltissimo al verde urbano, no? Anche, si lega moltissimo, non solo, ma anche in maniera forte. Evidentemente uno superficialmente potrebbe dire, vabbè, ma se ci sono tutti questi ipocastani in giro, dei bei viali ipocastani, accidenti, poi ho delle allergie dell'accidente, che cosa devo fare? Meglio togliamoli tutti, così non ho le allergie. Cosa più di ribello non c'è per farsi su questo. La mia posizione invece è molto, anche molto politica da questo punto di vista. Boldini. Di cui credo invece che proprio ragionare su queste frontiere, su questi equilibri, sia il nostro compito, e ragionarci, come è stato detto, non dando i numeri ma avendo dei numeri, che mi sembra un elemento cruciale, cioè ragionare su qualcosa di vero, non su detto al bar, no? E quindi collocare, diciamo, tutte le varie aspetti, le varie materie in modo razionale, con la matematica citata prima, in un razionale che riesca a leggere e far leggere ciò che abbiamo attorno di 20 rivoluzioni per fare delle scelte politiche. Noi sul verde urbano abbiamo fatto anche una scelta politica, abbiamo sostenuto una legge, abbiamo sostenuto un comitato, ci siamo impegnati a fondo, come ci siamo impegnati sulla legge del consumo di suolo, sul disegno di legge sul consumo di suolo. Dico io prima di te, dire che oggi io sono soddisfatto, non nel vedere come in realtà poi è stato un percorso attuativo dal punto di vista di governo, diciamo, in termini di vari livelli, non voglio mettere nessuno, direi da lettore, voglio dire. Sarò cattivo io. Lo sono, aiutare, così ti preparo almeno. Preparo il prego. Brevissima autopresentazione, io sono qui in sostituzione del presidente del comitato Massimiliano Atelli, perché lui, oltre a fare il presidente del comitato, fa il consigliere della Corte dei Conti, e ieri mattina mi ha telefonato che doveva partire per l'estero per il suo lavoro, insomma, e quindi mi ha chiesto di sostituirlo, cosa che io faccio molto volentieri. L'unica cosa di cui mi scuso, io sono abituato a fare delle presentazioni più o meno belle con le slide, questa volta non ci sono slide, quindi subirete solo la mia voce, insomma, ecco, quindi. Allora, sempre per autopresentazione, oltre a far parte del comitato, io, data l'età, visto che ormai si parla di età con serenità, insomma, occupo altre posizioni. Uno, sono presidente dell'Associazione Italiana Verde Pensile, questo vi giustificherà alcune mie sensibilità, ecco, su questa legge di cui parleremo, e faccio parte del consiglio direttivo dell'Associazione Italiana Parchi e Giardini d'Italia, insomma, ecco, quindi mi interesso con un certo impegno del verde, insomma.
Allora introduciamo il contesto prima di tutto, perché un po' l'ha introdotto De Bernardinis, ma il contesto è quello della legge 10/2013 che è stata approvata, che è entrata nella Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio del 2013, quindi siamo prossimi a festeggiare i 4 anni, ecco, quindi non è una legge di questi giorni come facevano il riferimento per la 132, insomma. E il titolo di questa legge è Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, quindi è esplicito che cosa deve fare questa legge, insomma. La novità di questa legge, che sarebbe stata una delle tante leggine destinate a finire nel cassetto e se ne perdeva la conoscenza, se guardate la legislazione italiana scoprirete che molte cose non hanno poi avuto nessun effetto, e quindi è stata l'introduzione di un articolo 3 con il quale viene definito che ci deve essere un comitato per l'attuazione della legge, insomma, e definisce i compiti di questo comitato di cui io faccio parte. E questo comitato ha lo scopo primario di far sì che la legge venga attuata, insomma. È stato costituito con decreto del Ministro dell'Ambiente come previsto dalla legge, e c'è stata la nomina dei componenti, di cui il CONAF, che è il Consiglio Nazionale degli Agronomi Forestali, il Corpo Forestale dello Stato e l'ANCI sono membri fissi per definizione, più altri 8 componenti scelti per le loro competenze. Io ritengo di essere stato scelto per competenze sul verde architettonico, insomma. Una cosa è tutto a titolo gratuito, e in questo decreto però c'è una cosa molto importante in questo contesto odierno, che viene stabilito che il comitato si avvarrà del supporto tecnico di ISPRA, ecco. E quindi è il contesto il verde nella città è il contesto dell'ambiente urbano e quindi del rapporto di cui oggi si sta parlando. E che cosa fa il comitato? Il comitato sinteticamente fa tante varie cose, insomma, ma sinteticamente fa delle delibere di chiarimento e di disciplina dell'attuazione della legge, quindi ha un potere deliberativo. E quindi a fronte di problemi emergenti o di richieste specifiche da parte di pubblica amministrazione emette delle delibere. Tutte queste delibere sono pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente, quindi sono di pubblico uso. Dopo l'altra cosa che fa di rilevante, insomma, e di significativo, è quello che ha un obbligo ogni anno al 30 di maggio di consegnare una relazione annuale alla Camera e al Senato sullo stato di attuazione della legge. E quindi abbiamo cominciato nel 2013, vi faccio solo vedere il peso di questa cosa. E questa è un'attività che svolgiamo strettamente in collaborazione con il gruppo di ISPRA. E io devo, non per piaggeria nei confronti del Presidente, devo dire che è un rapporto eccellente, nel senso che dei ricercatori si adattano a trasformare le loro ricerche in documenti leggibili da dei deputati o dei senatori. Quindi io gli ho imposto una discesa sulla leggibilità e della comunicabilità. Quindi, e in questo senso non è proprio così automatico che un ricercatore si sappia adattare, ecco perché spesso c'è uno sfondo. Quindi sono felicissimo di questo rapporto. Vi ho fatto vedere quella del 2014,
Poi abbiamo cominciato a lavorare un po' di più, è venuta fuori questo volumetto del 2015 e quindi abbiamo capito che se andavamo avanti con questo trend di documentare tutto, saremmo finiti ad avere dei PDF non più trasferibili, e allora abbiamo ridotto nel 30 maggio 2016. Abbiamo detto si fa una relazione e le pubblichiamo, si è decisa la pubblicazione sul sito di ISPRA di queste relazioni, oltre che sul sito del Ministero, perché sul sito di ISPRA abbiamo una maggiore dinamica, come avete già visto, di utilizzo, la possibilità di collegare gli allegati. E quindi chi dopo aver letto la relazione vuole andare ad approfondire, può andare ad approfondire, quindi non togliamo più niente alla ricerca. Altre cose che ha fatto il Comitato: ha organizzato dei convegni sul verde urbano e ha realizzato gli stati generali del verde urbano sia nel 2015 che nel 2016. Adesso vorrei un attimo passare a livello di attuazione della legge, perché è una legge fondamentale per il contesto dove vivono i cittadini e quindi anche il contesto della salute, come avete sentito, e dei cittadini. E direi che ci sono chiari e scuri, più scuri che chiari, ecco, quindi io ho l'abitudine di non trascurare gli aspetti negativi. Mi piace evidenziare gli aspetti positivi, ma non trascurare gli effetti negativi. Intanto la prima cosa da rilevare è che la legge è a carattere primariamente comunale, cioè stabilisce degli adempimenti a carico dei comuni. Poi ci sono interventi dei ministeri, della conferenza delle regioni, eccetera, ma insomma poi alla fine chi deve fare qualcosa sono i comuni. E questa, mi dispiace che non ci sia Lanci, perché avrebbe probabilmente parlato di qualcosa che stiamo facendo ovviamente con loro. Sull'articolo 1, che è la giornata dell'albero il 21 novembre, la legge rivitalizza questa iniziativa scolastica e cittadina, insomma questa cosa sta lentamente crescendo. Quindi da una situazione di abbandono che aveva avuto, perché quando io ero bambino si andava a piantare l'albero, poi man mano era stata abbandonata, questa legge la reintroduce. Poi c'è un'altra parte della legge che è un albero per ogni neonato, e questa è una legge che era già esistente, la cosiddetta legge Rutelli, che non è applicata in pochissimi posti, ecco, quindi non è che adesso è questa legge che non funziona, è che sono i comuni che non funzionano, ecco, quindi mi dispiace per Lanci, l'avrei detto anche se c'era Lanci, ecco, quindi. E quindi questo è un aspetto dal quale stanno sfuggendo, ma verso il quale li stiamo costringendo ad andare. Perché dovrebbero i sindaci, lasciando l'incarico, dovrebbero dare il bilancio arboreo. La legge lo prevede, però non lo danno, non lo fanno. Solo pochi comuni fanno il piano del verde e quindi il bilancio della situazione arborea. È una situazione, se volete, deprimente, insomma, ecco, quindi fin qua ho parlato un po' male. È andato un po' meglio il discorso dell'articolo 7 sugli alberi monumentali, ma perché era affidato al Ministero, al Corpo Forestale dello Stato, e quindi c'era una struttura potente che l'ha messo in moto. Ma anche qui sempre un paio di migliaia di comuni non hanno fatto quello che dovevano fare, e allora il Corpo Forestale gli ha fatto il censimento degli alberi monumentali, gli ha preparato la documentazione, ma questo migliaio di comuni non ha fatto neanche l'atto di fare una delibera per la trasmissione alla regione di appartenenza, quindi non siamo ancora in grado di pubblicare il sito degli alberi monumentali. Questo tanto per dare un po' la cosa.
L'articolo 4 in parte è stato in parte abrogato, che riguardava una cosa buona, secondo me, l'adozione delle aree verdi, ma qualche legislatore ha pensato che fosse pericoloso dare in adozione le aree verdi. Quindi l'articolo 5, la misurazione della CO2 sequestrata dagli alberi in contesto urbano, è una cosa di tipo tecnico-amministrativo sul quale deve lavorare il Ministero dell'Ambiente, quindi non ne parliamo. Io mi concentro per attitudine sull'articolo 6, che è intitolato Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. E questo articolo, sul quale ho messo le mani fin dall'inizio, perché nei miei giri vari di interesse per il verde sono stato, sono stato chiamato dall'ANCI per dare una mano a creare dei contenuti di questa legge, insomma. Dice che regioni, province e comuni devono adottare misure volte a. Io non vi cito tutto il contenuto dell'articolo, ma quattro punti vi voglio evidenziare. Volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, una cosa positiva, favorire l'assorbimento delle polveri sottili, non sono entrato nei componenti gassosi nel dirlo, perché era meglio le polveri sottili, tanto se si assorbono le polveri sottili a maggior ragione si assorbono gli elementi gassosi. E ridurre l'effetto dell'isola di calore estiva, avete sentito anche i problemi di salute legati all'isola di calore, favorire un regolare raccolta delle acque piovane, e quindi sapete benissimo degli allagamenti e delle condizioni. Allora, il punto A dice in che cosa devono intervenire le regioni, le province e i comuni. Devono intervenire sulle nuove edificazioni. Il termine che ho riportato in questo punto era riduzione dell'impatto edilizio, e quindi facevo chiaro riferimento alla procedura RIE, che è riduzione dell'impatto edilizio del comune di Bolzano, che da 10 anni ha adottato questa procedura. E quindi se uno vuole fare qualche nuova edificazione abitativa o industriale deve sottostare a questa procedura. Questa procedura ha avuto, ormai si possono misurare gli effetti, oltre il 50% delle coperture degli edifici è fatta verde, e la misurazione degli indici di inverdimento delle aree è molto superiore alla situazione di inverdimento prima che queste aree passassero da situazione prato-bosco a situazione industriale abitativa. Quindi è una norma, è una procedura che si può benissimo mettere in conto. Con l'ANCI, e qui merito all'ANCI, dobbiamo dare atto che il presidente della Commissione Ambiente andò a parlare con il sindaco Spagnoli di Bolzano, e il sindaco disse: sì, ve la do in disponibile, fatela utilizzare, mettetela sul sito dell'ANCI, fate quello che è una cosa positiva, che la metto a disposizione. A me risulta che l'unico comune che l'ha adottata è il comune di Bologna, questo per dire come anche le cose positive, dimostrate positive, non vadano avanti. Poi c'è il punto B, dice edificazione esistenti, e dice incremento, conservazione e tutela del patrimonio arboreo. Cioè i comuni devono deliberare cosa devono fare i privati del loro patrimonio verde, insomma, perché dopo vediamo il perché, insomma, ma. E anche su questo nessuno ha fatto niente. Io nella prima stesura avevo messo conservare e tutelare, e invece poi un deputato è intervenuto e ha fatto modificare, ha messo anche l'incremento. Quindi con questo si potrebbe stabilire un coefficiente di inverdimento delle aree scoperte e portare a una situazione positiva.
Il punto C parla delle coperture verde, quale strutture dell'involucro edilizio, quindi le introduce e quindi atte le definisce come atte a produrre risparmio energetico e quindi dovrebbero rientrare negli incentivi per il risparmio energetico, nelle detrazioni fiscali. E poi parla esplicitamente di trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili, perché questa è una cosa molto importante, perché l'isola di calore estiva potrebbe essere fortemente abbassata se i lastrici solari fossero trasformati in giardini pensili. Il punto D parla di inverdimento verticale delle pareti degli edifici, inverdimento verticale tramite rampicanti, verde pensile o verde pensile verticale, le cose che... Allora, sostanzialmente nessuna misura è stata adottata per mancanza di scadenze e di sanzioni. A 4 anni dall'entrata in vigore della legge emerge una responsabilità, secondo me, penale, dei sindaci, degli assessori all'ambiente e dei dirigenti comunali preposti all'urbanistica e al verde urbano. Questo perché vi richiamo uno dei punti che erano messi all'inizio della legge dell'articolo 6 della legge 10, che era favorire l'assorbimento delle polveri sottili. Avete sentito che se noi possiamo ridurre l'inquinamento, riduciamo il numero dei morti. Il verde è l'elemento che è in grado di assorbire gli inquinanti e quindi è in grado di ridurre, perché va benissimo, per carità, nulla da dire il fatto di fare tutta una serie di normative per ridurre le emissioni di inquinanti. Però il valore dell'inquinamento è la differenza tra gli inquinanti emessi e gli inquinanti assorbiti. Allora, se io posso agire anche sull'assorbimento, non si vede perché non farlo. E quindi, secondo me, c'è una responsabilità penale, perché ormai sono trascorsi 4 anni, non è più il fatto, ma devo pensare come fare. E quindi sono omissioni di atti dovuti e conseguente mancata riduzione delle polveri sottili e degli inquinanti gassosi, con conseguenti morti di cittadini che potevano essere evitate. E quindi si tratta di omicidio colposo. Quindi adesso nella mia intenzione, insomma, adesso no, non parlo forse a nome di tutto il comitato, ma parlo della mia intenzione, è di porre in evidenza questo aspetto, perché non si può far finta di niente. Allora, l'Europa dice che ci sono 470.000 morti all'anno per l'inquinamento atmosferico, siamo una cifra astronomica. Dice che per l'Italia, l'Europa dice, ce ne sono 60.000, quindi siamo anche dotati di un primato a livello europeo. Questi dati sono contestati dal progetto VIAS, che dice che i morti in realtà sono 37.000, ma sono sempre cifre enormi, insomma. Stiamo parlando, sembra che la mia sia un intervento di tipo cinico, ma è tutto il contrario, cioè io voglio ridurre queste cose. Per Roma mi hanno dato un valore che si aggira attorno ai 1.000 morti all'anno, quindi ecco, insomma, stiamo giocando... Perfetto. Allora, in questa cosa della attenzione, state attenti, amministratori, che state di fronte non a una scadenza amministrativa, ma a un effetto penale. Non ci sono neanche scusanti, perché uno non può dire mancano i soldi, perché gli oneri sono di questa parte della legge sono a carico dei cittadini. Sono i cittadini che devono fare gli interventi previsti dai punti che vi ho descritto prima. E sono a carico dell'amministrazione, sono gli atti regolamentari, devono solo deliberare cosa va fatto. E poi anche la scusa che non si può intervenire sulla proprietà privata, perché la Costituzione, articolo 42, tutela la proprietà privata, non vale, perché la proprietà privata
L'articolo 42 riconosce limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale. E qui se c'è la salute dei cittadini, la funzione sociale c'è. La legge 10/2013 non modifica il titolo di proprietà, si limita a regolamentarla per la funzione di gestione della qualità dell'aria. E perché lo può fare? L'aria è l'unico bene comune universalmente riconosciuto. Non ci pensiamo neppure, ma noi stiamo in questa sala usando tutti la stessa aria. Respiriamo tutti la stessa aria. Va bene, quindi non mi soffermo oltre, non so se ci sto dentro. Ci sono due proposte di legge formulate dal Comitato, perché il Comitato ha anche ruoli di propositore. Una su una banalia, su una cosa che sembra banale ma alla quale io sono molto attaccato, che sono le recinzioni e frontistrada verdi per l'assorbimento dell'inquinamento veicolare. E l'altra è la trasformazione dei lastrici solari in giardini verdi, perché i giardini pensili sono all'altezza delle canne fumarie e quindi sono pronti per assorbire l'inquinamento delle canne fumarie. Poi si potrebbero sviluppare varie altre proposte più semplici. Mi fa piacere dedicare un minuto alla Regione Lazio, perché la Regione Lazio nel contesto sta avendo un comportamento sollecitata dalla presenza del Comitato su Roma e ha fatto un articolo di legge nell'agosto di quest'anno per invitare i comuni della regione. L'articolo si chiama Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e fa riferimento alla legge. E nel comma 3 stabilisce che la giunta regionale adotta entro un anno con propria deliberazione i criteri di indirizzo per i comuni e le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 6,1 della legge 14 gennaio 2013, numero 10. Quindi questa mia insistenza sul verde architettonico come elemento di trasformazione della città, adesso non ho parlato degli effetti sull'abbattimento dell'isola di calore, ma sarà una questione della prossima relazione, quindi i colleghi di Ispra sanno che io insisto perché nella prossima relazione si vada a fondo su uno dei temi che ha come compito il Comitato, che è la definizione del Piano Nazionale del Verde. Piano Nazionale del Verde che non può prescindere dall'adattamento ai cambiamenti climatici, ad altri aspetti di orticoltura periurbana e tutto quello che serve per abbattere l'isola di calore e quindi anche la gestione delle risorse idriche, quindi mi lascio perché sennò entro qui là. Grazie Giorgio.